Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui a Londra, siamo in compagnia di Mustafa Mustacchione o Mustacchiotto come l'ho chiamato in questi giorni, Canif. Bene, allora, innanzitutto raccontami un po' come si è conclusa la tua avventura qui a Londra con il torneo e Zap. Sono un po' purgato, ho perso 2-1, eravamo 1-1, l'ultima siamo andati a bui molto alti, si iniziava con 5.000, siamo arrivati a bui 2-4. Poi io ero in netto vantaggio, mi sono giocato 3 showdown, li ho persi tutte e 3. Vabbè. Il primo era asso donna contro donna 10, ha preso 10 al river. Poi gli altri due partivo da sotto, quindi alla fine così. È bello, il poker è bello anche per questo. Comunque piazzamento premi, giusto? Sì. Quindi come si fa a essere tiltati dopo la serata di ieri sera? Un ottimo piazzamento nel main e adesso questo che comunque è un ottimo risultato. Beh, perché alla fine si gioca per vincere, cioè non solo per i soldi. Almeno. Quindi la febbre del pokerista insomma rimane che il risultato va fatto, no? Sì, cioè alla fine bisogna, almeno io sono uno di quelli che non si accontenta in genere, quindi meglio così perché così c'hai sempre stimoli nuovi. Ecco, ieri sera proprio mi facevi un bellissimo discorso, mi hai detto non vincere il primo anno della mia carriera live fondamentalmente, non portare grossi risultati. Durante quel periodo forse mi ha aiutato a migliorare ancora di più. Oggi Musta ritiene di dover migliorare, si sente arrivato oppure pensa di avere ancora molto da imparare? Credo di avere grossi margini di miglioramento ancora, fortunatamente. Quindi bisogna impegnarsi, bisogna cercare di confrontarsi con gli stranieri che purtroppo sono nettamente più forti di noi, questo c'è poco da dire. E più va avanti il tempo, più la forbice si allarga, perché loro si confrontano sempre fra loro, noi ci confrontiamo sempre nel nostro stagno, con i soliti 3-4 top reg che ci sono, che ti possono insegnare, però gli altri purtroppo è così. Alla fine siamo costretti. In campo internazionale siamo più scarsi. Ecco, come vedi ad esempio un'esperienza come quella di Xuan Liu che con un gruppo di topgrinder.com si aggirano per l'Europa grindando live anche grindando MTT live, ma comunque cocciandosi tra di loro alla fine e comunque creando un gruppo di studio live. Beh, indubbiamente il loro gruppo è uno dei più forti forse, perché vabbè, alla fine sono tutte persone che i soldi li mettono in mezzo, quindi già questo è un buon inizio. Poi i bui bassi non ti regala niente, quindi comunque fra di loro confrontandosi tanto migliorano, questo c'è poco da dire. Io li conosco un po' tutti, ci ho giocato contro e devo dire che sono molto bravi. Ma così come altri vari gruppi, comunque sicuramente attualmente i ragazzi inglesi e i tedeschi sono veramente forti, anche gli scandinavi e gli americani, però noi siamo un po' più indietro sicuro, e anche se ci confrontiamo alla fine purtroppo in Italia credo che chi possa gareggiare a pari livelli con gli stranieri attualmente sono 5-6 persone nei tornei, parlo, poi non so, nel cash non è la mia disciplina, quindi non posso certo. Però credo che anche nel cash forse anche meno. Sì, credo anch'io, specialmente perché siamo veramente molto acerbi ancora, anche molti regular cash stanno applicando un po' di tecniche di gioco e strategie di gioco mutuate un po' da MTT, insomma si stanno un po' arrabattando. Perché alla fine noi arriviamo indietro, cioè certo. Siamo sempre indietro, il poker è arrivato più tardi, quindi di conseguenza magari noi siamo 2 anni indietro rispetto a pokerstar.com. Mostra, nuova avventura con EnjoyBet, ma però so che ti stai anche per trasferire a Malta proprio per poter affrontare anche field nuovi del .com. Sì, cioè comunque a breve ho quasi già preso casa, già preso tutto, quindi sono molto contento di ciò, perché purtroppo l'Italia non ti permette di crescere, siamo rinchiusi forse, non so, e ci sono, poi alla fine anche la lingua inglese è importante, io voglio impararla
non madrelingua ma quasi nel futuro, quindi certo. Comunque ci sono tante cose che mi spingono a trasferirmi all'estero. È stata una scelta praticata da molti altri reg, mi viene in mente ad esempio Luca Franchi che proprio a Malta si è trasferito. Credi che il futuro del poker italiano passi per un trasferimento, a meno di cambiamenti ovviamente sul terreno delle .it? Beh, alla fine quelli vogliosi che forse non giocano solo per soldi, ma giocano anche per stimoli e giocano per migliorare, prima o poi all'estero ci dovranno andare, perché arrivati a un certo punto, arrivati al top in Italia, arrivati a giocare, boh, non so, almeno nei tornei, a giocare sempre fra gli stessi, alla fine ti annoi. Comunque, certo. E poi anche il poker dal vivo. Il poker dal vivo ti permette di confrontarti con giocatori più forti di te, più migliori in tante cose, quindi attualmente con queste cose che sono uscite della tassazione, di queste cose qui, in Italia non ci puoi rimanere, purtroppo forse siamo tornati in una dittatura perché non ti permettono di fare niente, quindi secondo me il futuro, almeno per la mia vita, per forse anche, non so, però fra 10 anni, 15 anni, 20 anni, io credo che il mio futuro lo vivrò all'estero sicuramente, perché l'Italia non mi piace. Purtroppo non sono solo... Come dico sempre, è bella per una vacanza, è bella per il divertimento, però per viverci forse no. Ecco, purtroppo non è una cosa solo dei giocatori di poker, abbiamo anche dei ricercatori e tanti ambiti professionali in cui purtroppo l'Italia diventa stretta in breve tempo. Io Mustacchione ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, sicuramente ti faccio complimenti perché stai avendo risultati su risultati, dovrò comprarti una quota probabilmente al doppio me la dovrai vendere al doppio del valore, perché veramente è un investimento quasi sicuro. Grazie a nome di tutta PILV, ci vediamo al prossimo appuntamento, al prossimo risultato, cioè domani, e in bocca al lupo per le World Series Europe, e so che sei in procinto di trasferirti. Credo che andrò a Cannes a giocarle, sì, e alla fine non ero deciso, ma come non ero deciso per il Partouche, alla fine il giorno prima decidi di andare a giocarle. Cioè, noi quindi dai, ci vediamo per il main e festeggeremo là qualche altro risultato. Sì, vinciamo un braccialetto. Dai.